Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono il vostro FrancoGames92 e oggi siamo in un altro video unboxing recensione. Stamattina mi è arrivato il pacco di Amazon, ragazzi incredibile, mi è arrivato, ho fatto l'ordinazione lunedì sera, martedì hanno inviato e oggi siamo a giovedì e mi è arrivato. Quindi dice lode veramente ad Amazon per la spedizione, incredibile, procedura assurda. Dunque, questo è il pacco, ragazzi, cioè è enorme, non è indescrivibile. Andiamo velocemente a vedere cosa c'è qua dentro, la scatola magica. Vediamo un po', intanto, vabbè, carta, ovviamente. Carta ovunque, oh mio Dio, non finisce più. Ancora carta, tra l'altro mi dovrebbe arrivare anche la della pasta termica nuova, quella della no, quella NTH1, ed eccola qui la tastiera bellissima della Cooler Master Devastator, anzi veramente Cooler Master Storm Devastator, e l'ho presa circa, anzi, l'ho presa a 33 euro e qualcosina. E adesso andiamo con l'unboxing della nuova tastiera. Tastiera e mouse, veramente. Bene, rieccoci di nuovo qui. Vediamo un pochettino la scatola. Davanti comunque abbiamo la classica figura che comunque ci dimostra cosa c'è all'interno della scatola. E poi dietro, diciamo, tutte le, diciamo, nelle varie lingue, cioè, diciamo, ci sono scritte, diciamo, le caratteristiche del prodotto, ad esempio i DPI che, diciamo, che può arrivare il nostro mouse, design, eccetera 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 eccetera. Allora andiamo ad aprirla, dai, e finalmente ho una tastiera come si deve. Oh mio Dio, ah, ragazzi, aprirla con una mano non è veramente la cosa migliore. Ok, sembra una sigilla per sempre. Allora, ecco, apriamo. Ed ecco qua. Mouse e tastiera. Bellissimi. Allora, questo è il mouse. USB dall'alto. Che comunque io fino a questo momento ho avuto un mouse dell'Asus che comunque era wireless ed era un mangiapile praticamente. Molto bello il mouse a mio parere. E la tastiera. Allora, ora accendo un pochettino il flash e faccio vedere un pochettino meglio i pezzi. Dunque, ecco meglio, diciamo, una visione migliore della nostra tastiera della Cooler Master. Parlando del mouse, comunque, riesce ad arrivare fino a 2000 dpi tramite questo tastino, che noi praticamente potremo appunto andare a regolare secondo delle nostre, nel nostro bisogno, comunque i nostri DPI, che comunque io solitamente mi trovo bene con 1600. Poi la tastiera è comunque molto ergonomica, devo dire sembra abbastanza dura, comunque anche molto ingombrante in un certo senso. Comunque anche la poggia polsi, che comunque sarà molto utile nel gaming. Notata anche di questi tasti multimediali, cioè per mettere, cioè per stoppare la musica, e qua anche per il volume. Tra l'altro è una tastiera anche retroilluminata con dei LED blu, come anche naturalmente il mouse. E tra l'altro il layout è italiano. E che dire, ragazzi, adesso la andrò a montare e vedremo l'effetto tamarro che, diciamo, che faranno. A dopo.
Grazie, ecco qui la tastiera e mouse montati. Devo dire che comunque sono davvero molto molto belle, sia comunque per il design sia anche per, diciamo, per l'impatto delle LED, cioè della tastiera retroilluminata. Infatti qua da questo tastino andremo ad illuminare il tutto. Il mouse, come vedete, è dotata sempre di una rotellina del tasto, diciamo, centrale per il passaggio dai DPI all'altro, e di lato presenta comunque una membrana che è molto comoda, diciamo, per le dita, e due tasti che comunque non sono programmabili. In conclusione, ragazzi, che cosa dire della Cooler Master Storm Devastator? Sicuramente è una tastiera ottima per la sua qualità prezzo, perché come detto in precedenza l'ho comprata a circa 33 euro, ed è una tastiera che sinceramente consiglio a tutti i videogiocatori che vogliono una tastiera da gaming ottima, ma ad un prezzo davvero buono, una tastiera entry level, tra l'altro con layout in italiano. Quindi complimenti a Cooler Storm per le sue periferiche. Detto questo, ragazzi, come detto in precedenza, vi consiglio questa tastiera e noi ci vediamo con un prossimo video. Bella, ragazzi!